Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Consiglieri Buongiorno tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Signora Ventimiglia, chi ci ascolta, chi ci sente, buongiorno, buon pomeriggio, chi lo vedrà più tardi, domani. Buongiorno a tutti. Oggi, inizio settimana, 27.07.2020, ulteriore seduta di consiglio in videoconferenza, seconda... circoscrizione. Vi ricordo che la seduta verrà registrata, quindi al solito il vostro silenzio per un paio di secondi mi darà l'ok per far sì che la dottoressa possa chiamare l'appello. Prego, dottoressa, grazie sempre. Vado, Cardella. Presente. Guaresi. Presente. Marchese. Consigliere ci Marchese. Sta, ci sta. Presente. Orilia. Presente. Presente. Savoca. Presente. Scarlata. Presente. Serio. Presente. Tusa. Presente. Vi scuso. C'era... l'avevo visto in linea. Sì, in linea. Appunto, quindi, vabbè, per ora è assente. Greco presente. 9 presenti su 10. Può aprire la seduta, ore 9:51. Grazie, dottoressa. Buon grazie, lavoro. Ragazzi. Grazie sempre. Ragazzi, i microfoni. Allora, buongiorno nuovamente. Iniziamo questa ulteriore seduta. Vi dico subito che giorno... Scusate, io sono presente. Si era disconnesso, perfetto, un secondo. Perfetto, consigliere, vi scuso. Ok, sì. Ok, recepito. Okay. Aggiorniamo okay, per vi scuso. Allora, volevo dirvi che oggi alle 16 a Palazzo Zino ci sarà un incontro con il nuovo assessore alle culture, l'assessore Marano, credo che ci sia perché è colei che ha mandato l'invito in quanto riferimento dei presidenti e delle circoscrizioni, e non so se ci saranno altri assessori, se c'è il dottore Brucato, che comunque ho sentito mi ha fatto capire che dovrebbe esserci, quindi io l'invito è arrivato, la mail è arrivata a nome di tutti i presidenti, però come al solito io ci tengo ad investire, così detta bruttamente, pure voi. Fatemi sapere chi vorrà venire, chi vuole recarsi lì, chi si vuole mettere in contatto con me, se non volete venire. Dico, ci terrei che chi in questo momento è ancora in carica per la cultura, visto che a giorni vi darò nuovamente notizie sulle commissioni, chi per ora in questo momento è... riferimento della Commissione Cultura e chi in questi anni si è occupato di cultura, a prescindere che potete presenziare tutti, dico magari per questi elementi che appunto si occupano della cultura e si sono occupati della cultura, gradirei fossero presenti. Poi ovviamente ragazzi sta a voi in base ai nostri impegni, visto pure ve lo sto dicendo adesso, l'invito è arrivato a fine settimana, ve lo sto dicendo adesso e lo sto dicendo pubblicamente in quanto ci tengo ad avere voi vicino. Ricordandomi ovviamente che la mail è arrivata ai presidenti, ecco perché non avete nulla voi, è arrivata solo ed esclusivamente per i presidenti, ma siccome voi siete la forza di tutto il territorio e di conseguenza del presidente è giusto dirvelo. Per il resto lascio la parola a voi se c'è qualcuno che vuole intervenire, vuole dire qualcosa, dopodiché io a me spiace ma 5 minutini e dovrò staccare. E vi ricordo... Presidente, possiamo invertire l'ordine del giorno? Un attimo, consigliere Cardella, sì, lo mettiamo in votazione l'inversione, dico se c'è... Se tutto... Io mi ero prenotato per parlare, Presidente. No, ok, consigliere Guaresi, va bene. Un'altra cosa velocissima, vi ricordo che entro la settimana dovrò dare annuncio sui nuovi gruppi di riferimento alle commissioni. Quindi invito mercoledì o giovedì, sto ottenendo questi 2 giorni disponibili, o quantomeno in aula, visto che comunque l'aula ci permette di tenere, scusate se mi squilla il telefono un attimo, che blocco, e riprendiamo.
Allora, vi dicevo, ci terrei che dico se è possibile essere tutti. Vi do disponibilità per 2 giorni, giovedì o mercoledì o giovedì. Quindi decidete voi, mettetevi d'accordo, soprattutto, ripeto, i capogruppo, e ci si vede intorno a mezzogiorno. Penso che sia un orario comodo. Comunque voi, dico, mettetevi d'accordo, fatemelo sapere, perché devo decidere, devo concludere. Altrimenti, dico, un orario mezz'ora prima, mezz'ora dopo, all'una, alle 11:30, in considerazione pure al fatto che o mercoledì o giovedì, comunque sia, dobbiamo fare sempre il consiglio. Ci si vede in aula, l'aula ci permette di mantenere le distanze, ci permette di stare in sicurezza rispetto alle norme che il Covid prevede. Parliamo 10 minutini, perché con la nostra buona volontà e il nostro buon rapporto, dico, ci vorranno 10 minuti per concludere tutto, così riformiamo le nuove commissioni. E confermiamo, quindi o mercoledì o giovedì, mettetevi d'accordo voi. Presidente, le Io ricordo che sì. giovedì non c'è consiglio, l'ultimo giorno è mercoledì. Ah, sì, giusto, sì, giusto, 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 perfetto, perché 27, 28, 27 oggi, 28 e È 29, giorno 30 29. consiglio non ci sta. Quindi dico, non lo so, 20 e 31 organizzatevi niente. voi come vi viene meglio, ragazzi. Io sono disponibile, dico, a qualsiasi intorno a quell'ora o a giovedì anche prima. A questo punto dico sono disponibile. Organizzatevi voi, dico soprattutto i capogruppo, vedete di raccordarvi con i vostri. Se siamo tutti bene, se venite i capogruppo, quantomeno dico che ci siate voi. Allora facciamo la riunione di capogruppo giovedì. Come volete, vicepresidente, dico io ci dobbiamo sbrigare. Possiamo fare pure una riunione di capogruppo, il problema non c'è Ci stato. vediamo lì in sede alle 8:30 e vediamo No, come c'è da vicepresidente, fare. no, no, ora l'orario lo stabiliamo. O prima, o mezz'ora prima, o mezz'era dopo. Vabbè, come dice Perché lei, comunque dico ci no, no, vediamo no, lì. no, no, perché quell'orario no, perché io poi altrimenti non posso presenziare a quell'orario. Se lo facciamo giovedì, poi va bene. Comunque, poi questo Come volete. ne parliamo più tardi. Perfetto, comunque, ho espresso una buona idea. E allora, per quanto riguarda l'inversione, mi chiedeva il consigliere Cardella, la stoppiamo. Visto che c'è il consigliere Guaresi che vuole intervenire, vicepresidente, io le Non la lascio. metti in votazione, Presidente, mi scusi. No, 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 c'è il consigliere Guaresi che voleva intervenire. Se ci sta Ma qualcun prima del altro consigliere, che comunque, io vedo volesse scritto, Presidente, mi intervenire. perdoni. Ah, Io va vedo bene. Busa, Marchese e Guaresi prima, e poi Allora, vedo. meglio ancora. Dico, siccome c'era chi voleva intervenire, Vabbè. ascoltate le Ascoltiamo, dichiarazioni e poi. ascoltiamo. Infatti, giusto, consigliere Cardella. Vicepresidente, lascio la seduta a lei. Va Per bene. questa cosa va bene, facciamo conferenza. Le confermo l'orario perché vediamo se possiamo anticipare un quarto d'ora o spostarlo di un quarto d'ora. Va bene. Così che, però dico, ci tengo a prescindere, dico, dalla conferenza dei capogruppo che ci siate tutti, visto che non ci siamo visti. Ci vediamo Perfetto, perfetto. per questa cosa. Vi lascio, ci sentiamo dopo. Dottoressa, lei non è in ufficio, giusto? Sì, oggi. Oggi no, Oggi sono a no. casa. Va bene, va bene. Se io ho urgenza di qualche firma, mi fa sapere telefonicamente che io continuo a stare in Io ospedale a privare. sarò in ufficio mercoledì, suppongo. Perfetto, va bene. Se c'è urgenza di firme, anche se lei non si reca in ufficio, me lo fa sapere. E Ok. un'altra, a sto punto vi chiedo un'ultima cosa. I consiglieri che dovevano firmare i verbali? No, quasi Già. tutti firmati sono, quindi. Perfetto, ok, perfettissimo. Va bene, vicepresidente. Al Va solito, bene, Presidente, va bene. sempre in gamba, alla grande. Ci sentiamo dopo e vi farò arrivare convocazione, capogruppo, va bene? Va bene, grazie. Ci sentiamo dopo, ragazzi, Va a bene, dopo. buongiorno, buon lavoro. Buongiorno a voi, buon lavoro e grazie sempre, buongiorno. Allora, consigliere Buongiorno, Tuta, prego. buongiorno, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Leggo con felicità una notizia sul Giornale Sicilia. No, deve dire il messaggio che mi ha mandato il Vicepresidente. Sì, no, vabbè, no, ho comprato il giornale, perché me lo devo leggere Ma bene, voglio. come si fa? Come si fa? Ci viene male. Comunque, Oh, sì, grazie. no, no, la cosa che mi fa piacere è l'attenzione che il Movimento 5 Stelle, in particolare il deputato Varrica, ha sulla situazione dei fondi ex-Igescal da spendere nei quartieri che ne hanno bisogno, come quello dello Sperone. Perché sì, caro Presidente, se noi molliamo la presa, tra virgolette, le cose si possono addormentare e io sono contento di questo gruppo che sta sempre sul pezzo, perché molto probabilmente se le cose rimangono così,
le lentezze burocratiche e il comune che probabilmente non ha la forza di portare avanti certe istanze, l'idea di dare come di fare in stazione appaltante il provveditorato è una cosa molto importante. Quindi io spero che da ciò non si perda questa possibilità. Noi ci stiamo provando con tutte le forze, stiamo dietro su questo impegno perché, ripeto, riqualifichiamo un quartiere come lo Sperone. E creiamo lavoro, tanto lavoro, perché si parla di più di 10 milioni di euro, insomma tante cose da fare. Anche mi sovviene anche il discorso della piscina, veramente tanti progetti belli che potrebbero dare una svolta a questa circoscrizione in positivo. Ci tenevo a dire questo e quindi grazie, sono contento. Grazie consigliere Tusa. Consigliere Marchese, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Presidente, è palese perché è negli occhi di tutti che oltre ad avere una circoscrizione invasa dagli ingombranti, anche tutta quanta la città è invasa dagli ingombranti, lasciati dai cittadini indegni, e mi fermo qua, non vorrei dire tante cose molto ma molto più pesanti, ma siccome sono una persona molto educata e sono loro che non sono educati, mi fermo qua. Da oggi dovrebbero iniziare, come mi era stato preannunciato, il ritiro degli ingombranti. Ma io mi rivolgo non adesso a lei, Presidente, ma al Presidente Norata, visto che ho saputo per vie traverse che la ditta che è interessata al ritiro di questi ingombranti ha avuto dei problemi, adesso non so di che problemi siano. Ma chi lo paga tutto questo danno che la città di Palermo mortificata in questo modo, lasciando tutti gli ingombranti in modo indiscriminato, a mortificarla soprattutto in via d'estate, che abbiamo, grazie a Dio, per fortuna, meno male, che arrivano sempre dei turisti da tutte le parti, ma sicuramente non andranno con un bellissimo ricordo della nostra bellissima città. Quindi io, egregio Presidente Norata, veda di sapere il perché e per come questa ditta ci sta mortificando la città, nonché anche discriminando il vostro lavoro, perché molti cittadini, non sapendo qual è il problema, se la prendono con rap. Io giovedì pomeriggio mi sono soffermato su via Padre Annibale di Francia, non gli dico quello che c'è, ho fatto delle foto e ho mandato un video al vicepresidente, il dottor Fabio Giambrone. Mi aveva detto che avrebbe accelerato tramite il RAP questo ritiro di ingombranti, che i cittadini da quella strada domani sicuramente, visto che ogni giorno aumentano sempre di più, non possono sicuramente transitare. Quindi Presidente, che dire, attenzioniamo questa situazione mortificante per la città di Palermo. E ancora ribadisco con viva voce e con forza i controlli, Presidente, perché se non ci saranno i controlli è inutile che stiamo qui ogni giorno a parlare sempre della stessa storia. E i cittadini che vengono beccati, buttare le chiavi, e se non hanno soldi levarci la qualsiasi, perché altrimenti noi da questo bailama non ce ne usciremo più. Grazie Presidente, mi fermo qua. Grazie consigliere Marchese, le comunico che ieri c'era una notizia sul Giornale di Sicilia che a breve verranno installate le telecamere nei punti strategici, che sarebbero 56 della città. Già le telecamere, cioè, hanno dato inizio per installare queste benedette telecamere finalmente. Ci saranno più controlli, speriamo. Consigliere Guaresi, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, diciamo che finalmente abbiamo raggiunto un obiettivo. Io in primis, visto e considerato che ho fatto più volte degli esposti a Sua Eccellenza il Prefetto contro gli sporcaccioni dei paesi limitrofi che giornalmente vengono a degradare la nostra meravigliosa acqua dei corsari e non. Presidente, a parte questo, io sabato sono stato costretto, spinto dai cittadini arrabbiati, a fare una dimostranza, uno nei confronti degli sporcaccioni che vanno giornalmente a degradare con quella tranquillità
proprio come se volessero sfidare non solo il Comune di Palermo, ma tutti noi cittadini che ci abitiamo. Ho fatto questa rimostranza, uno contro gli sporcaccioni e secondo contro, mi dispiace, contro il presidente della RAP, Norata. Lo dico e lo ripeto, contro Norata, perché 50 giorni fa, 50-51 adesso non vado a ricordare il giorno esatto, ma precisamente il 4 giugno io presentavo dietro petizione ai cittadini una petizione per lo spostamento dei contenitori in una parte di periferia laddove c'è una rientranza nascosta e quindi facilmente da degradare. Dico, fino a ieri nulla di fatto, gli ingombranti sono sempre sul posto, i contenitori sono sempre lì, la gente è arrabbiata, ho detto di aspettare almeno 3-4 giorni, vediamo di poter avere risposte e eventualmente quella rimostranza pacifica, mi dispiace, io in primis sarò ad organizzare insieme ai cittadini a scendere su strada. Mi auguro che possano essere installate il prima possibile queste benedette telecamere, così da fermare questi sporcaccioni incivili e, tra le virgolette, proprio scritte a carte cubitali, porci. Chiudo questa triste parentesi, Presidente, ne apro un'altra. Tratto stradale perennemente al buio, quello che va dall'ingresso di Villa Abate all'altezza via Giafari, è perennemente al buio, perennemente si rischia veramente chi la percorre la vita, Presidente, perché non si vede niente. Io che l'ho percorsa proprio ieri sera, guardi, mi sono reso conto che è pericolosa, perché molta gente che ha i fari un pochettino che non funzionano tanto bene, tra l'altro, non riescono a vedere i mezzi che percorrono questo tratto. Io credo che sia, mi dia anche lei qualche dritta, Presidente, dico, credo che sia la competenza di ANAS, giusto? Presidente, se ricadono sulle strade del comune, competenza del comune. No, io sto chiedendo lui a lei. Siamo dentro l'autostrada. Luce dove sono questi pali, dove sono installati. Però se sono dentro l'autostrada, ricadono sull'ANAS. Se sono noi abbiamo competenze di poter appellarci al tramite Sua Eccellenza il Prefetto ad ANAS, lo possiamo fare. Ma certo, possiamo scrivere ad ANAS. Ovviamente. Perfetto, allora preparo un documento a firma di tutti, Presidente, poi io lo giro. Se è solo di ANAS, attenzione. ANAS, sì, certo, perché siamo all'interno dell'autostrada, quindi ecco, chiedevo di un così, preparo un documento, Presidente, lo firmiamo tutti, sì, che lo indirizziamo a Sua Eccellenza il Prefetto e ad ANAS. Sicuramente sì. Perfetto, grazie, Presidente. Chiudo quest'altra parentesi. Ahimè, Presidente, dico, la burocrazia. Io mi auguro che il discorso fatto dal consigliere Tusa, finalmente, lo sappiamo tutti, quando c'è da spendere soldi non è così semplice come dire, ah vabbè, ho dare colpa a qualcuno se non sono stati spesi, o perché qua tornano indietro, perché non c'è stata la voglia, noi diciamo la voglia di spendere. Ma quando io assisto, Presidente, per 24 ore consecutive ad un consiglio comunale, dove doveva decidere di ridare la possibilità a Palermo Calcio di ritornare a giocare allo stadio, che credo ci dovesse appartenere di diritto, ma purtroppo non è così, vedere Presidente presentare da 40 consiglieri comunali decine e centinaia di emendamenti e subemendamenti, Presidente, mi lascia l'amaro in bocca e mi rendo conto che a volte le cose non si vogliono. E quindi spero che questi soldi che tanto annunziati dal nostro anche assessore l'altro giorno in videoconferenza possano essere spesi per il bene della città di Palermo, ma soprattutto per la seconda circoscrizione. Al momento mi fermo, Presidente, le do nuovamente la parola. Grazie. Grazie, consigliere Guaresi. E prima di passare all'altro intervento, io volevo, perché mi ero prenotato pure io, addirittura mi sembrava che c'era che il presidente rimaneva. Comunque, io volevo semplicemente far presente che, oltre agli ingombranti, perché è un problema la RAP seria, cioè la RAP ci sta dando dei problemi seri, ma seri, seri sul serio. Oltre al problema degli ingombranti, guardate che c'è un problema di igiene ambientale, di salute ambientale, per quanto riguarda lo spazzamento. Non fanno spazzamento in nessun posto, cioè non c'è spazzamento, la spazzatura sta arrivando al primo piano, nessuno spazza le strade. Ora questi ragazzi del reddito, io ne ho incontrato qualcuno e ho detto, ma perché non vi si vede più in strada?
i motivi che mi hanno detto, non lo so, non li voglio dire nemmeno qui, dice, ma che siamo noi addetti a spazzare le strade, noi lo facciamo volentieri, assolutamente, ma nessuno si vede alla rap. Ma è la verità, nessuno viene a spazzare, se non era per questi ragazzi stavamo ancora, cioè eravamo ancora in base ancora di più della spazzatura. Ma non è possibile, oggi ne ho visto quattro lì in Corso dei Mille che stanno spazzando tutto il Corso dei Mille e sono sempre questi ragazzi del reddito di cittadinanza. Ma la rap dov'è? Ma la rap dov'è? C'è un contratto, si prende dei soldi, ogni anno si prende non so 60-90 milioni di euro, ma il servizio non lo dà, non lo fa. Ma io non lo capisco come funziona. Io l'altro giorno abbiamo chiesto che venga subito invitato il presidente Norata, chi è il responsabile dello spazzamento, del ritiro ingombranti, dei cassonetti per la polizia. Vengono questi signori e ci spiegano come lavorano, come intendono risolvere questo problema dell'igiene ambientale, perché è un problema serio. Perché si tratta dell'incolumità delle cittadine, quando c'è problema di rischio, oppure di degrado, di sanitario e quant'altro, il problema è serio. Perché se ci scappa una denuncia da parte di chi comunque esso sia, i problemi sono assai. Perché la sporcizia, gli scarafaggi, i topi, tutto quanto, stanno invadendo, cioè hanno invaso tutte le... Secondo me tutte le periferie. Gli hanno invase. Non lo so, chi è che deve spazzare ancora non l'ho capito. Presidente, mi scuso se la interrompo. Presidente, una breve... Ma non c'era l'impegno per il giorno 27 per gli ingombranti? Eh sì, dice che oggi inizieranno, ha detto qua Marchese, per carità. Però l'unica cosa che voglio dire è chi deve spazzare. La città chi la deve pulire, i cestini chi li deve svuotare. Che ci sono cestini strapieni, sporcizia che fuoriesce ovunque, da qualsiasi cosa. Ma io non lo so, non lo capisco, non lo so. Hanno voluto tolto le manutenzioni a strade, rifacimento marciapiedi, hanno voluto tolto tutto per dedicarsi all'igiene ambientale. Ma dove sono? Io ancora non ho visto nessuno, dove sono? Spero a più presto che venga in aula il presidente, l'assessore Marino, vediamo se si può risolvere una volta per tutte, perché qua si deve decidere. Magari ogni tre volte alla settimana devono passare a questa strada. Però mi scusi, presidente, se l'interrompo. No, mi scusi se l'interrompo. Breve, non facciamo, quando facciamo la riunione con loro, con i responsabili, noi dobbiamo fare parlare, dobbiamo fare cominciare a parlare a loro. Non facciamo che parliamo noi e poi hanno sempre premura. Come vuole lei, consigliere, non c'è problema, poi si deciderà insieme. Ma non è questo il problema, è che stiamo in uno stato assurdo. Un'altra cosa, mi sembra che mi ha detto che ricadono sull'autostrada le luci, giusto i pali? Per cui non è... Sì, sull'autostrada. Va bene, niente, perché le stavo dicendo di fare pure, di metterli pure in elenco per farli riparare. Va bene, passiamo avanti. C'è qualche altro iscritto a parlare? Prima che passiamo qua, vediamo. Presidente, io vorrei fare un inciso sulla sua dichiarazione. Signor consigliere, tu saprei che non l'avevo vista. Prego, mi scuso, sono. Prego, si può. Grazie, Presidente. Scusami. Presidente, io vorrei incidere anche, intanto concordo perfettamente al suo intervento, che siamo in uno stato di massima allerta per quanto riguarda l'igiene, la sanità. Abbiamo, perché il caldo giustamente fa anche il suo normale dovere. Presidente, dobbiamo stare attenti anche, so che non è una cosa che non compete a noi, però dargli anche dei chiarimenti a questi ragazzi che si prestano al titolo gratuito a spazzare parti della nostra circoscrizione. Perché se io non erro, non vorrei sbagliare, voi potete correggermi, gli operatori della RAP sono vaccinati, vengono fatti da loro dei vaccini, sì. Per quanto riguarda, ok, questi ragazzi non hanno nessun vaccino e né niente contro scusate, contro possibili malattie, quindi sono avventurati questi ragazzi, praticamente stanno rischiando la loro vita perché soltanto per aiutare la gente, aiutare il comune di Palermo a
fare, cioè, una cosa assurda, perché questo non dovrebbe neanche succedere, a spazzare e a non soltanto spazzare, perché io in qualche video gli ho visto pure svuotare dei cestini. Sì, vero. Quindi, una cosa da attenzionare è parlare con loro e dirgli di stare molto attenti, perché la RAP, gli operatori della RAP lo fanno per lavoro e sono anche tutelati a livello di salute. Loro non lo sono tutelati, quindi devono stare attenti, perché anch'io ho visto una carenza a livello allucinante come igiene, cioè non possono questi ragazzi essere avventurati così a svuotare cestini come se nulla fosse. Dico attenzione, Presidente, dobbiamo stare attenti a livello umano noi, non perché è una cosa che ci competa, ma a livello umano, perché non è giusto, non è proprio giusto. Il comune di Palermo se ne frega, e invece questi ragazzi dovrebbero rischiare la loro vita. Non sono d'accordo, Presidente. Consigliere Viscuso, grazie. Comunque è, come si dice, la testardaggine, l'ottusità del nostro sindaco, che ancora non gli fa fare questi interventi dalle 8 alle 16 ore di lavori di pubblica utilità, dove vengono assicurati, vengono forniti di vestiario di lavoro, dove vengono vaccinati se è il caso, dove vengono fatte tutte le visite sanitarie, ma non lo fanno, dove tutti gli altri, tutte le altre città del nord, anche del centro, ecco, già hanno iniziato a prendere questi ragazzi e farli lavorare con questi benedetti PUC, che è di diritto, perché lo Stato gli ha messo, il governo nazionale gli ha messo i soldi al comune di Palermo. Non è che deve uscire soldi il comune di Palermo, ma ancora non si capisce perché la nostra amministrazione è così ottusa da non prendere questi ragazzi e fargli svolgere le mansioni che devono in tutta la tranquillità e in tutte le coperture che ci sono. Io non lo capisco ancora, perché i signori lo fanno volontariamente, lo sappiamo tutti, non è che sono io e lei o è il consigliere Cardella che gli dice quello che devono fare. Lo fanno loro perché, giustamente, caro consigliere, scusa, a casa questi ragazzi, prendendo soldi, non ci vogliono rimanere. Hanno sempre lavorato nella loro vita. Cioè, quando una persona si ritrova senza fare niente, impazzisce. Vogliono fare qualcosa. Infatti, alcune persone, anche noi, abbiamo aiutato per equipararli di alcune cose. Ma più che altro non possiamo fare nulla, non possiamo fare niente. Noi glielo abbiamo detto, glielo diciamo mille volte, dice no, non vi preoccupate, perché tanto noi lo facciamo volentieri quando possiamo, perché almeno facciamo qualcosa di utile, ci rendiamo utile e non ci rendiamo inutile nel percepire soldi senza fare niente. Che cosa gli devo dire? Che cosa dobbiamo dire? Io non lo so. Dobbiamo dire semplicemente al nostro sindaco Orlando di sbrigarsi e dare dignità a questa persona. Ma è ottuso, ci posso fare niente, ha solo altri pensieri Orlando nella sua mente. Prego, consigliere Gualesi, questa è la replica veloce, dai. Sì, grazie Presidente. Dico, io volevo ricordare, lo dissi poco fa, la burocrazia così lenta, e quindi la ripeto, io non penso che sia il sindaco che abbia la bacchetta magica o debba dire semplicemente che è andato a lavorare, quando sappiamo benissimo cosa c'è dietro. Quindi, come diceva il consigliere Riscuso, vaccinazioni, autorizzazioni, assicurazioni. Dallo Stato, come non però, ripeto pure che quando c'è la volontà le cose si portano a compimento. Anch'io scendo in strada a spazzare, a togliere cestini, sapendo a cosa vado incontro, però so pure che se dovesse succedermi qualcosa non potrò accusare nessuno, come non lo potranno fare, ahimè, questi volenterosi cittadini che la mattina, armati di buona volontà, scendono in spiaggia, sulle strade, perché si vogliono rendere utili. Anche io, come il vicepresidente, dico, speriamo che il prima possibile si possa raggiungere l'obiettivo che tutti portiamo avanti dal momento in cui è stato dato questo reddito di cittadinanza, fortunatamente questo reddito di cittadinanza, che aiuta tantissime famiglie bisognose. Grazie Presidente. Grazie consigliere Guaresi. A quello che dicevo, diano dignità a queste persone e cominciano a fare quello che devono, giustamente. Prego consigliere Cardella. Il microfono, non si sente niente. Mi è sfuggito, prego. Buongiorno, grazie per la parola Presidente. Ieri abbiamo assistito per l'ennesima volta lo scempio della spiaggia, della Costa Sud.
come lei sicuramente avrà visto, Presidente, perché lei abita proprio nella zona a ridosso della spiaggia, era pieno pieno di tendopoli, auto, vespe, moto ape, moto, insomma c'era un po' di tutto e non si vede nessuno che viene a vigilare o a mettere un po' d'ordine in questa benedetta spiaggia. Poi volevo fare soltanto un inciso per quanto riguarda il consigliere che mi ha preceduto, che mi sembra di capire sempre che quando parla sempre di discolpare sempre il sindaco. Il sindaco non c'entra niente, ma il consigliere che mi ha preceduto in questo caso è il signor il consigliere Guaresi, ma è contento di vivere questa Palermo? Gli piace questa Palermo come il primo lui va a svuotare i cestini, il primo lui va a rattoppare l'asfalto? Se la colpa è mia, me lo dica che me la collo, Presidente. Grazie di tutto, non c'è da dire. Grazie, consigliere. Presidente, io voglio un minuto di replica. Ogni volta sono chiamato in causa, ogni volta. Io ho sempre detto a questo consiglio, da quando è che ricopro la carica politica, che quando devo ringraziare ringrazio, quando devo accusare o punto il dito lo punto. Ho anche precisato che sabato insieme a una ventina di persone sono scesi in strada a fare una dimostranza. Uno contro gli sprocaccioni e due contro un'amministrazione assente, cioè la RAP e in questo caso il Presidente a cui ho inviato la petizione popolare cittadini dove chiedevano lo spostamento dei contenitori, Presidente, quindi in questo caso li stavo attaccando. Io quando c'è da ringraziare ringrazio, caro consigliere Cardella, quando c'è da attaccare attacco, te lo ricordi sempre, consigliere, grazie. A posto, tutti soddisfatti, dai. Io non so cosa dire, però i problemi sono troppi, consigliere Guaresi, i problemi dell'amministrazione sono troppi. Guardi, le dico l'ultimo e lei lo sa, oggi è l'ultimo giorno, domani qualcuno si recherà al primo distretto di polizia e farà una denuncia al procuratore della Repubblica nei confronti dell'AMAP, nei confronti, e lei lo sa il perché io l'ho spiegato, e purtroppo io non posso fermarli, non posso dirgli più niente. Ho fatto di tutto, PEC, ho fatto segnalazione, ho fatto numero verde, ho fatto la qualsiasi cosa, però loro continuano ad essere chiusi per loro stessi. Hanno detto che hanno dato i lavori alla ditta appaltante, diciamo, alla ditta esterna dall'AMAP, però una ditta esterna che tu gli dai inizio lavori da 10 giorni e ancora non ti fa niente, secondo me non hanno dato nulla. Poi lo vedranno, poi lo vedrà il procuratore, non certo io, ai cittadini, poi vediamo. Presidente, un'azione di protesta, incateniamoci tutta a piazza. Funziona? Niente, consigliere Guarenzi. Ma guardi, libero di fare le dimostranze che vuole, quando vuole, in qualsiasi sede opportuna. Incateniamoci a piazza Pretoria, Presidente. Palermo ha bisogno. Condirito, consigliere Marchese. Una spinta forte. Andiamo avanti, se non c'è più nessuno passiamo subito agli atti ispettivi. Non vedo più nessuno iscritto a parlare, nominiamo gli scrutatori. Cardella, Guaresi, Marchese. Allora il consigliere Tussa è andato via. Vabbè, me l'ha mandato a me, lo leggo io, dai. Va bene. E ne andiamo ad approvare. Sì, come tu sei scarlato assente, va bene. Andiamo ad approvare il verbale del 6 maggio 2020. Perfetto. Do lettura io, gli scrutatori li abbiamo fatti, giusto? Sì. Allora, ne do subito lettura. L'anno 2020, il giorno 6 del mese di maggio, il Consiglio della Seconda Circoscrizione si è riunito in modalità videoconferenza mediante collegamento telematico a distanza, giusta convocazione del Presidente Greco, Prot 577462, del 29/4/2020, per trattare gli argomenti di cui all'ordine del giorno, allegati all'ordine del giorno. Presidente, presiede la seduta il Presidente Guaresi, il quale alle 9.50 invita il segretario dottoressa Lotà a chiamare l'appello. Risultano presenti i seguenti consiglieri, Cardella, Guaresi, Orilia, Slavoca, Scarlata, Serio, Tuse e Biscuso. Risulta assente il presidente Greco, è assistito dal segretario, esperto contabile, dottoressa Giovanna Lotà, redige il verbale e collaboratore professionale amministrativo, signora Anna Maria Ventimiglia. Verificata la validità del quorum strutturale, il presidente Guaresi dichiara aperta la seduta. Funge da presidente e consigliere Guaresi, in quanto, sebbene il vicepresidente Savoca sia presente,
senza voce, quel giorno che eravamo senza voce, quindi non può presiedere la seduta. Entra in videoconferenza l'assessore Mattina, il quale informa di aver inviato un'email a tutti i consiglieri in cui si scusava in quanto, essendo stato convocato ad una riunione con l'ufficio scolastico, non potrà partecipare al consiglio e chiede di partecipare alla seduta del giorno dopo. Il presidente Guaresi ringrazia l'assessore per l'impegno profuso in tutta la città e per come si è speso verso i cittadini bisognosi. Tutti i consiglieri ringraziano l'assessore, con cui avranno modo di conferire nella seduta di domani. Il presidente dà la parola al consigliere Tusa, il quale evidenzia come la maestranza, come le maestranze stiano pulendo la spiaggia, e chiede se le maestranze della Reset arrivano al confine dell'area verde presente sulla spiaggia e se faranno in modo di livellare e sistemare la spiaggia. Purtroppo, trovandosi qualche giorno dopo, qualche giorno fa a passeggiare sulla battigia, ha notato la presenza di siringhe e guanti, ovvero rifiuti non solo speciali ma pericolosi. La tristezza è che sulla spiaggia vi erano anche dei bambini che si stavano godendo l'aria pulita e stavano giocando. Avrebbero potuto farsi male. Pertanto chiede al presidente se la polizia viene espletata fino al mare. Il presidente Guaresi risponde: al momento stanno effettuando il disserbo, ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il mezzo meccanico. Lo sa per certo, in quanto lui stesso è uno degli artefici della richiesta. Ha anche richiesto l'utilizzo della pala meccanica per pulire fino alla battigia. In contempo, sapendo della presenza di rifiuti speciali, ha chiesto un'attenzione particolare. Sarà cura degli operatori della Reset, come ogni anno, ripulire attentamente questi rifiuti. A questa affermazione il vicepresidente scrive sulla messaggistica della videoconferenza: è necessario mandare la pala ogni giorno. Il presidente dà la parola al consigliere Orilia, il quale si allaccia subito a quanto detto dal consigliere Tusa e dichiara di aver visto stamattina gli operai della Reset pulire i cestini. Infine chiede notizie in merito agli operatori ecologici, in quanto le strade al territorio necessitano di essere pulite. In merito a quanto detto, il presidente Guaresi ricorda che in una prossima seduta il presidente Greco ha invitato il presidente della RAP, dottor Norata, la dottoressa Calì, responsabile dello spazzamento, per capire come portare avanti questo servizio nel territorio della seconda circoscrizione. Il consigliere Orilla risponde che l'emergenza Covid ha ampliato delle lacune esistenti. Occorre trovare una soluzione al problema, in quanto in alcune vie l'operatore ecologico manca da tantissimo tempo. Pertanto spera che si possa fare in modo che lo spazzamento avvenga almeno ogni 2 o 3 giorni. Il presidente Guaresi risponde che gli operatori ecologici non ci sono più e lo spazzamento viene effettuato dietro le richieste dei consiglieri mediante una squadra di 2 o 3 operatori. Nelle vie indicate, ecco la necessità di avere una presenza del presidente della RAP, della dottoressa Calì, in una seduta di consiglio per capire come risolvere questo problema che crea inconvenienti igienico-sanitari quando non viene espletato. Il presidente dà la parola al consigliere Marchese, il quale sottolinea che in questo momento, dovuto all'emergenza Covid-19, il traffico in via Messina Marina è limitato e si erano fatte delle note per il rifacimento delle strisce pedonali, soprattutto all'altezza del civico 279. In prossimità della piazzetta Sperone si chiedeva nella nota l'indirizzo all'AMAT di rifare le suddette strisce, sebbene abbia contattato l'ingegnere di riferimento, il quale aveva assicurato che con la presenza dei vigili per il controllo del traffico avrebbe aspettato il rifacimento. Nulla ad oggi è stato fatto, visto che al momento non vi è tanto traffico. Chiede di sollecitare quanto richiesto, in quanto subentrando l'estate molti cittadini potranno soffrire della spiaggetta vicino all'ex ristorante Renato, e le strisce pedonali sono indispensabili per attraversare in modo sicuro. Il
Presidente Guaresi risponde, risponde che anche lui ha presentato diverse note e ha letto in un articolo in cui l'AMAT informava alla cittadinanza che avrebbe ripreso i lavori del rifacimento delle strisce pedonali. Chiede agli uffici a tal proposito di farsi carico di predisporre un sollecito alla nota del consigliere Marchese. Il presidente dà la parola al consigliere Scarlata, il quale contesta che tutti i consiglieri si interessano sempre delle stesse problematiche, pertanto invita il presidente a presentare le note congiunte soprattutto per quanto riguarda la Costa Sud. Ricorda che la Costa Sud da circa 5 anni ha un presidio di pala meccanica che opera sulla spiaggia e c'è un servizio che sia il precedente che l'attuale consiglio va a sollecitare. Ma si accorge che ogni consigliere predispone note e mozioni per le stesse problematiche. Sarebbe più opportuno predisporre note e mozioni congiunte e chiede al presidente pro tempore di consultarsi con il presidente Greco affinché si possa realizzare quanto detto in modo di avere un'incisività maggiore, in quanto si agirebbe in nome del consiglio che è l'organo istituzionale del territorio. Inoltre, rimanendo in tema di Costa Sud, chiede di predisporre sempre delle note congiunte a nome di tutto il consiglio, sia per la sanificazione che per la messa in sicurezza delle spiagge, della spiaggia, per prepararsi al notevole afflusso dei residenti che quest'estate si recheranno. Visto che vi sarà l'impossibilità di spostarsi in luoghi più distanti, per quanto riguarda la pala meccanica, afferma che è da diversi anni viene utilizzata per pulire la spiaggia. Inoltre desidera sapere se sono stati programmati gli incontri con gli assessori e i direttori delle partecipate, in maniera tale da porgere le domande direttamente a loro. Presidente Guaresi risponde subito al consigliere Scarlata, dichiarando che il consiglio si è insediato da quasi 3 anni e per evitare che ognuno faccia note singolo piuttosto che congiunta, ha sempre chiesto la formazione della commissione Mare e Costa per lavorare in sinergia per un obiettivo comune. Per quanto riguarda per la pala meccanica, smentisce quanto detto in quanto non è programmata, ma bisogna richiederla, e lo dice con certezza in quanto ieri ha predisposto una nota in cui ne chiedeva l'intervento. Questo non è vero. Chiedeva l'intervento, si trova d'accordo che per determinate richieste sarebbe più opportuno fare note congiunte, può però gradirebbe che anche il consigliere confermasse che oggi la commissione Mare e Costa, se si fosse composta, avrebbe rivestito un ruolo non indifferente al territorio. Il vicepresidente Savoca scrive nella messaggistica della videoconferenza che la pala meccanica è programmata ogni anno. Il consigliere Scarlata risponde che a causa di divergenze di opinione non si è purtroppo trovato un accordo per l'elezione del presidente della suddetta commissione. Ritiene che non sia un argomento da trattare in videoconferenza. Non si sono trovati gli accordi e quanto si è tentato di fare la votazione. La seduta è stata dissertata. Il Consiglio non ha trovato nessun accordo, ma la colpa non è da attribuire a nessuno in particolare. Chiaramente in seguito si potrà formare questa commissione. In ogni caso ritiene che il Consiglio sia supremo ed è superiore a qualsiasi commissione e pertanto si possono fare note congiunte a nome di tutto il Consiglio, essendo la Costa Sud patrimonio della seconda circoscrizione. È un bene di tutti i cittadini. Soprattutto è necessario fare delle note per la sanificazione della spiaggia. Il vicepresidente Savoca scrive nella messaggistica della videoconferenza che i consiglieri si sono adeguati alle richieste del presidente. Il presidente Guaresi ritiene che, poiché l'argomento riveste massima importanza, di rinviare la discussione in presenza del presidente Greco, in quanto desidera conoscere anche il suo parere e trovare per il bene comune la soluzione idonea da portare avanti. Ricorda che tutti i consiglieri si spendono a 360 gradi per il bene comune di tutti i cittadini.
La dottoressa Lotà comunica che il vice sindaco ha dato disponibilità di partecipare insieme agli uffici del decoro urbano alla seduta del consiglio giorno 12 alle ore 9.30. Il presidente Guaresi, prima di passare agli atti ispettivi, chiede agli uffici di poter inviare il responsabile del settore toponomastico, di invitare il responsabile del settore toponomastico, in quanto rimane in sospeso la richiesta avanzata durante un precedente incontro per l'indicazione illegibile di alcune vie. In ogni caso chiede di inviare il responsabile per installare le nuove tabelle e dare serenità a questi cittadini che hanno difficoltà a ricevere non solo la posta ma anche le bollette. Si passa al terzo punto, iscritto all'ODG, atti ispettivi. Terminata la discussione, il presidente propone la nomina dei consiglieri Marchese, Scarlato e Biscusa. Il consiglio approva l'unanimità. Il presidente Guaresi preleva la mozione numero 90, il protocollo numero 9827 e 9862 dell'8 gennaio 2020. Il consiglio approva il prelievo. Si dà lettura delle mozioni. Tu sei disonesto che si è mandato questa che era 13.000 km di lettura e scappò. Bravo tu. Si dà lettura della mozione a firma del consigliere Guaresi, aventi per oggetto disinfestazione estiva zona bandita, disinfestazione estiva zona acqua dei corsari, Pomara. Poiché entrambe le mozioni hanno lo stesso oggetto, vengono approvate entrambe all'unanimità alle ore 10.29. Risulta assente alla votazione il presidente Greco. Alle 10.30 esce dalla videoconferenza il vicepresidente. Si passa al secondo punto, iscritto all'ODG, approvazione verbale, seduta precedente. Si dà lettura del verbale 25 febbraio 2020, si passa alla votazione dello stesso, che viene approvata all'unanimità alle ore 10.32. Risultano assente alla votazione il presidente e il vicepresidente Savoca. Alle ore 10.34 il consiglio in videoconferenza viene dichiarato chiuso. Passiamo all'approvazione. Aspetti un attimo, presidente, può ripetere i scrutatori che non abbiamo appuntato. Aspetta che l'apro di nuovo. Gli scrutatori sono bla 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 bla. Marchese, Scarlata e Biscusa. Marchese, Scarlata non c'è, quindi lo deve sostituire. Che venga sostituito a nome a posto di Scarlata, venga messo il nome di Orilia. Orilia, quindi sì. Marchese, Orilia, Biscuso e gli scrutatori. Va okay. Bene. Andiamo avanti con l'approvazione del verbale. Se c'è silenzio, entro un minuto, dichiaro approvato il verbale all'unanimità dei presenti. Grazie, dottoressa. Prego, consigliere Scarlato. Quindi allora, approvato alle 10.37. Sì, grazie. Presidente, io esco dalla videoconferenza per impegni. Un attimino, consigliere Eugenio, consigliere Marchese, un attimino. Prego, prego, prego. Vai, Marchese. Grazie, presidente. Io circa 10 giorni fa in videoconferenza ho chiesto che partisse una nota di disappunto a tutta la giunta comunale. Ad oggi non ho ricevuto nessuna email. Io non vorrei, gradirei sapere se qualcuno di voi ha avuto nota. Scusami, ripeti cosa hai chiesto, che ero distratto. Circa 10 giorni fa, quando sì. Successe il fattaccio che quella commissione quella passeggiata, passerella di alcuni politici fatta in Costa Sud a seguito delle nostre note e mozioni per quanto riguarda l'abbattimento delle palme, presidente, io chiedevo che partisse una nota urgente a nome del Consiglio dove chiedevamo una rimostranza di disappunto nei confronti di tutti loro. Dico, io gradirei sapere se è partita, perché ad oggi, come lei sa, ho chiesto più volte notizie e gradirei avere una copia, ma ad oggi non ho ricevuto niente. Vorrei sapere se è partita oppure no. Grazie, presidente. Sì, consigliere Guaresi, come le ha detto il presidente Greco venerdì, perché ha fatto questa domanda al presidente, la nota doveva partire dalla presidenza, dalla segreteria del presidente. Ancora tutti noi non sappiamo nulla, ce lo dirà il presidente e spero che domani in videoconferenza ci dica se è partita o non è partita. Io non ho notizie in merito alla nota fino a oggi, come lei, e l'abbiamo chiesto noi, l'abbiamo chiesto venerdì,
nel consiglio di venerdì. Abbiamo chiesto al presidente se l'ha chiesto lei. Ha chiesto lei se era partita questa nota. Il presidente le ha risposto che ci stava lavorando, a quanto ne posso comprendere anche tutti voi, eravate presenti. Poi non lo so. Ora, domani, quando abbiamo la presenza del presidente, chiederemo tutti insieme se questa nota è stata fatta ed è partita. Va bene? Non so cosa dirle ora. Guardi, presidente, sono amareggiato perché ogni volta che il sottoscritto va a chiedere di far partire un centinaio di nota, questo purtroppo dico ai medici. Se andiamo a vedere la registrazione, perché non partono mai e lo devo chiedere 5, 6, 7, 10 volte. Dico, a questo punto dico, andrò a predisporla io stessa a firma mia, dico, andrò avanti per come lo sono andato in questi anni. Grazie, presidente. È stata una richiesta del consiglio. L'ho richiesta pure io, l'ha richiesta lei, a tutti insieme abbiamo richiesto che facesse questa lettera. Però ancora io non ho notizie. Domani mattina, quando c'è la presenza del nostro presidente, chiederemo tutti se questa nota è partita, è arrivata negli uffici e ce ne dia una copia. Questo le posso dire. Dammi un attimo la parola, presidente, un attimo, proprio veloce. Io non dico a nessuno no. Prego. Grazie Presidente. Il consigliere Guaresi ha ragione da vendere, Presidente, perché questo consiglio, lei, io, Guaresi e tutti gli altri, lavoriamo per l'intero territorio della seconda circoscrizione dove vengono prodotte note e quant'altro. Ora forse eravamo al photo finish per l'abbattimento delle palme malate, per la pulizia di questa benedetta Costa Sud ed altro. Ed è mortificante che alcuni consiglieri comunali poi assieme ad altri vengono a fare le passerelle. Dico, Presidente, a me sta cosa non mi sta bene. Per cui dico, ha fatto bene il consigliere e mi auguro che quanto prima gli sia dato atto e gli sia dato il cartaceo della nota che è partita per il disappunto scritto dal consigliere. Grazie, Presidente. Consigliere Marchese, era presente pure lei quel giorno? Sì, forse, dico... Sì, ma non è questione. Qua è questione che il consiglio comunale, alcuni consiglieri comunali si presentano e vengono a fanno i passerelle. Li facciano ogni giorno le passerelle, Presidente. Noi non siamo nessuno per vietare le passerelle a nessuno. Per cui nessuno è vietato. Nessuno sta vietando, Presidente. Comunque, ma nessuno si permette. Diciamo con forza che questi signori quantomeno a casa nostra mettono lei non è stato invitato, noi non siamo stati invitati, è normale. Io chiedo con forza questo, che quando qualcuno viene a casa di un altro è giusto farsi annunciare. Devi bussare, Presidente, devi bussare per entrare, chiedere giustamente la sua presenza. Questo è un dovere che loro hanno nei confronti dell'istituzione seconda circoscrizione ed è su questo io darò sempre forza a questo discorso. Poi, per quanto riguarda quello che hanno fatto, per quello che è successo, tutto il consiglio, io, il consigliere Guaresi, il consigliere Scarlata, lei, tutti abbiamo chiesto che partisse una lettera di disappunto, protesta nei confronti dell'amministrazione comunale e in questo caso lì arrivasse al vice sindaco a tutti per quanto riguarda il disappunto di che non siamo stati invitati dopo tutto il lavoro che noi facciamo e sviluppiamo tutti i giorni. E non è la prima volta che succede. La chiarezza di tutto. È giusto che il presidente redige questa lettera e viene inviata dalla sua presidenza. È giusto e ne dia copia a noi consiglieri. È perfettamente giusto. Venerdì il presidente ha detto che a giorni, o se non era oggi, domani, avrebbe dato questa benedetta lettera e si sarebbe fatto. C'è una registrazione, andiamo a prendere la registrazione di venerdì o giovedì o venerdì, andiamo a vedere quello che ha detto il presidente. Ma ci mancherebbe, nessuno sta dicendo che non siamo la presenza del... Però... che debbano passare 10, 15, 20 giorni, Presidente, e fare raffreddare veramente tutto il nostro disappunto. Io non ci sto, Presidente, e se poi continuano a capestarci, hanno motivo di farlo, tanto noi non ci opporremo mai, e a me non mi sta bene, Presidente. A me non mi sta bene. La rimostranza che lei... E se è calpestato da questo è ciarlatano, non mi sta bene.
consigliere Guaretti, questa è una sacrosanta rimostranza che lei farà domani al nostro presidente, ed è giusto, è nelle sue ragioni, è giusto. Non è che ma è il presidente che doveva fare questa lettera. Non era che io, lei o il consigliere Cardella dove stavamo facendo. Io anzi avevo chiesto pure che si facesse un comunicato stampa, se si ricorda, che si facesse un comunicato stampa di disappunto come lavora l'amministrazione comunale nei confronti delle istituzioni che sono le circoscrizioni. Avevo chiesto di fare un comunicato stampa pure. Domani, quando viene il presidente, chiariremo tutto. Consigliere, okay. Comunque, presidente, io esco. Io va bene, consigliere Marchese, anche noi stiamo chiudendo il consiglio. Buongiorno a tutti, a domani, a stia piacendo. Ciao, buona giornata. Buongiorno a tutti, a domani. Buongiorno, buongiorno. Allora, arrivederci. Arrivederci. Buongiorno e buon lavoro. Buongiorno.